bene, riproviamo con. Di nuovo mi tocca fare altri finali. Sperare di prendere, di fare quello giusto. Purtroppo ero morto là. È andata male. Devo fare attenzione. Allora. Lo scrigno. Poi vai qua. Prendi la chiave. Poi esamina, non pisciare che non ne vale la pena. Basta con la pipì. Di nuovo nel putridume. Vai. Sempre la chiave piccola. Uniscila al coso qua. Vai. Apri qua. Proviamo due bende. Poi. It's locked. Non c'era niente. I have to get out of here. Devo trovare il modo di. Ah, qua c'era l'altro. Il codice era 373. Ormai lo so a memoria all'inizio. 373. Apri qua. Alla velocità della luce. No, prendi i vestiti, razza di babbione. My clothes. Tre slot in più. Io vorrei provare a fare la. A cercare di non. Looks like the Cercare key di non to the back of the door. morire. Evitare magari le morti. Fare una partita pulita. It's locked. Sempre la bella What the hell? visione. Sì, adesso arrivo. Tra poco apro. Looks like there's something in Esamina, the dirt. raccogli, It's a vai. lockpick. Looks fragile. Allora, scolopendra. Qua abbiamo il col. Abbiamo tutto ormai, senza dover dire più niente. Qua adesso la condiamo. Mi serve. Devo aprire qua. It's locked. Vediamo il sale. Get out of this room. Usciamo di nuovo. It's locked. C'è il cattivo tempo, io spero che vada tutto bene. Che non ci siano intoppi. Filmattino, come al solito, qua lo devo per forza vedere. Devo evitare. Hey! Che poi lei alla fine aiuta, una How the hell? signora che What? dà una mano. Shit! What the hell is going on here? Vai, vai, vai. Shit! Evita di farti beccare da sti cosi. Nuota come se non ci fosse un domani. Vai, 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 Matt. Matt, dai, Matt, Matthew, vai. Ah, non ho fatto l'ultimo, vabbè. Tanto non c'è il danno. Bisogna fare tre errori. I have to check the entire storage room before I leave. Questa roba non l'ho mai capita. E me la capirò. Non prendo neanche l'arma a sto punto. Evito di fare cavolate. Devo fare una partita senza sparare un colpo. Non sarà facile, ma ci proverò. Un'altra benda.
111. Mappina del motel. E poi la mappa. Ah, così si guarda la mappa. Ok, la possiamo vedere. Perfetto. Bagno, attenzione alla piscina. Prendiamo subito il, come si dice, il gancio qua. No, era dall'altra parte. Dove stava più? No, è qua. Non è proprio una speedrun, ma cercherò di correre e non perdere tempo inutilmente. Stai calmo. Vai. Ok, l'uncino è caduto in acqua, ma non me ne frega nulla. Non ci faccio più nulla. C'è anche una sedia in acqua. Abbiamo la 210. Ma noi dobbiamo partire da questa qua. Dov'era la pala adesso? Dove cavolo sta? C'è una pala qua. L'ho presa l'altra volta, ma non so dove. Tipo qua? No. Beh, a sto punto apro qua la 111. Prima però guardo qua, forse trovo... Eccola qua. Yeah. It's locked. 111. C'è il mostro, devo fare attenzione. Devo prendere la chiave. La chiave che è nell'ultima stavolta. Devo fare attenzione. Vado qua. It looks like the key to one of the rooms. Corri. Me ne frego in realtà di tutto il resto. Tanto chi se ne... Allora, abbiamo la 103 e la 210, allora. Usiamo la pala. Caviamo la fossa. Adesso che so dove cosa fare, dove andare. Questa parte. Sì, no, senza nemici tra le balle, senza morire è meglio, perché si evitano i casini. Si fa tutto meglio. Perché non me la... Ah, perché sono pieno di roba. Giusto. Devo posare un attimo la pala. Tanto ormai non mi serve più a niente, in teoria. Chiave, questa qua è la più, non mi ricordo. Questa mi permette di fare le altre cose dove mi ero bloccato. Abbiamo la 101, sì, la 101 qua. Sì. È subito qua la 101. It's locked. Vai, amico mio, vai Matt. Ti chiami con me la marca. Ok, qua devo aprire il... Lo so già in realtà.
Però mi serve una chiavetta. Senza chiave non vado. E mi sa che non troverò la chiave qua adesso. Porca loca. Ci dovrò tornare poi. Anche qua bisogna aprire. No, al bagno ci posso andare, giusto? Aperto. Non è chiuso il bagno perché è qua dentro. Cazzo. Che palle. Ah no, è qua il pezzo. Che cavolo dico? Allora dentro cosa c'è? Boh. Allora abbiamo serpente, sempre il lupo e la tartaruga, giusto? Non cambia mai. Sì, infatti. Quindi allora è sempre il lupo. Adesso è sbagliato e rimango inculato, no? The key to room 206. Ho sentito il lupo. Qua c'è qualcosa, devo tornarci, ma non ho la chiave. Per il momento lascio perdere. Devo ricordare nella 101. Allora, l'alternativa... Abbiamo tre chiavi. 103, prima. E quella dell'infante. Però... Vabbè, io le apro. Vado anche sopra. Facciamo tutto per bene. Giusto per aprire le porte. No, è qua sbagliato. Dall'altra parte. Mannaggia, è vero, sì. C'ero già. Ogni tanto faccio confusione. Anzi, vado prima sopra. E che diamine. Si può salire anche di qua? Ah, non si può andare di qua. Merda. Devo fare il giro lungo. Sì, i colpi non li prendo nemmeno perché, come ho già detto, vorrei, in teoria, fare il finale, quello di non... sparare nemmeno un colpo. Allora abbiamo la 210 qua. It's locked. Mi conveniva fare l'altra con l'infante per prendere la borsa, per avere tre spazi in più. Lo so. Questa cosa c'era qua? Non mi ricordo. Ah sì, qua c'è il... Non mi ricordo qua. Vabbè. Vediamo se c'è qualche chiave. No, chiudi. No. No. Devo aprire questo qua. Castarola, niente. Colpi. Niente. Ok, una chiavetta. Io preferivo l'altra in questo momento. Qua non c'era niente, è possibile? Non c'erano chiavi? Possibile? Ricordo bene? Qua dentro? Aspettate un attimo, qua ci sono altre... Ah, infatti la chiave era qua. Io che non la vedo, sono ciecato, bro. Non ho più spazio. Ci torno dopo. Apro l'altra. Chissà se ce la farò a fare il finale migliore, quello di non morire e di non sparare un colpo. Devo
fare attenzione. Abbiamo anche la 206. Questa era la 210. Quindi dall'altra parte. 209. La 206 che c'è lì. Ho bisogno della maschera. C'è la signorina qua. Vabbè, lascio stare per ora. Vado più veloce di lei. Corro. Ma lei è laggiù già ormai. È scriptata, non possiamo raggiungerla. Scendi, va. Allora, mi conviene andare nella, 200, nella 103 e mettere subito... prendere subito la borsa. It's locked. Vai, amico, vai. Ok. Che obbrobio. Un vero cesso. Ma una... ok, qua c'è una band. Qua non c'è un cavolo. Qua c'è la V. I colpi, no. No. Sì, questo sì. Però un attimo. No. Sì. Sì, sì, sì. No, sì, sì. Oh, il coso giusto qua. Decisamente meglio. Qua. Ok, un'altra chiave. Quelle col coso per scassinare, no, eh. Sprecato la mia... ho bruciato un'occasione, un'occasione per niente. Allora devo prendere pure i vermi. Dobbiamo prendere Job, si chiama Job lui. G, la B e la O. Dove stava la O? Non la vedo. Job, job, job. Job, job, job. Ah, qua. Vai. Vai. E vai. Piangi, piangi, piccolo. That thing isn't there anymore. Adesso abbiamo la 206, giusto? Devo ricordarmi di tornare nella... qual era la 101, giusto? Sì. E aprire quando c'ho tempo, se mi ricordo, ci vado. To get to the entrance. 206 202, ok. Questi qua aprono solamente i bagni. Meno male che hanno messo questa scala a pioli, evito di ogni volta di far tutto il giro. E di nuovo qua lei? Ah già no, perché lei entra qui nella 203. E io non ho ancora la 203. Devo andare nella 202. No. Mettiamo la 202. La 206. Solo che mi serve prima il giusto la maschera antigas. Vabbè, la chiave la metto perché la devo mettere. Forza di cose.
It's locked. Qua c'era mica una chiavetta, no? Band. Questa stanza la odio, satura di gas con casini ovunque. No! Vaffanculo, ma dai, ma che due coglioni. Levati dalle balle. Tocca uscire, cazzo. Ah. Ma come ha fatto a sentirmi sto stronzo? Non l'ho fatto casino. Sono pieno di bende, non è un problema, però. Cavoli. Fanculo. 206. La cosa dov'era? Più non mi ricordo la... quella della 203, vabbè. Entra qua, va, amico mio. It's locked. Adesso puoi entrare tranquillamente. Non rischi nulla. Più o meno. Ah, stavolta c'è un nemico normale, perfetto. Io non so neanche se aprire qua o no. Vabbè, apriamo e basta. Vediamo un po' che roba c'è. Oh. Mi sono fatto male io? Chiudendomi la porta addosso? Sa proprio di sì. Tra l'altro venire qua non... ah, per le bende, sì. Vabbè, bende in più. Ma la foto c'è qua. Eva. Non vedo una ceppa con la maschera. Ok, quindi c'è un'altra foto. Poi c'è un'altra di là. Nella stanza. Forse le devo trovare tutte e tre. Mi servono a qualcosa. La chiave è là. Sì, ma la creatura come fa a vivere qua? No, 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 no. No, 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 no. Che tipo di giro farà? Ok. Tanto non viene fin qua, vero? No. Una chiave. O quella là speciale. Sempre un po' paura questo coso qua. E più niente. Va bene, tanto sono pieno di bende, anche se chi se ne frega, no? Ehi. No, se ne frega, non mi caga.
La chiave l'ho presa, sì, la 108. E vieni qua, no? Ok. Corra, corro, corro, corra, corra. La prego, corra. Ho appelo, eh. Si era bloccato il nostro uomo. Una volta che è nella porta, lui non subisce più, non può più subire danno. Good. Very good. Allora, la 108. Dove ero rimasto fregato poi? Sta qua la 108. It's locked. Ero arrivato fin qua e poi ero morto. Allora, devo ricordare, allora, 62, 87, quindi... Però ci sono ancora più provette, cazzarola. 83, sì, beh, alla fine 15, non cambia molto. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Prima di muovermi. Ma quante bende ho? 7, mamma mia. Sono diventato ormai un esperto di sto gioco. Allora, è sempre la 96, giusto? Perché 62, 87, 83, 15. La giusta è la 96. Non c'è il cadavere. Che strano. Non c'è il cadavere. It opened. Devo rimanere da sto lato. Tu non vieni da questa parte. Sì, invece, col cavolo. Viene a rompere il cazzo qua. Viene a rompere il cazzo qua, sta merda. Fottiti. L'umbrella? Fan service? Umbrella Corporation. Non ci credo. Per la 203. Ah, la 203. No, 303. No, 203. Quindi la 203 era qua. Umbrella Corporation, non ci credo. E il danno dovevo prendermelo. Quanti ne ho ancora di bende? 4 o 5? 5. No. Brutta merda. Qua mi ricolpisce sicuro. Ma come fai? Provo a uscire a vedere se... Non credo, ci provo. Ci provo però. Dubito. Dubito, dubito, dubito. Mi sono messo in un pasticcio, mi sa. In un brutto pasticcio. Ah, ok, me lo ridà da qua, però... Consumato, com'è? Con la chiave. Ah, questo è interessante.
Ho sfruttato una sorta di bug. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, mi conviene andare nella 101 che c'erano delle cose. C'era una cassa. Strano, strano, strano. Adesso noi abbiamo la 203. Strano, strano, strano. Andiamo nella 203. It's locked. Questa è una stanza tranquilla, giusto? Sì. Qua non mi fa andare, vabbè, il bagno lo stavano ristrutturando, più o meno. Non ce ne frega nulla. Qua potevamo andare nell'altra stanza. Questa chiave, sempre la chiave, quella dei bagni. Fiammiferi. Ok, qua mi porta poi su. Questa nota non l'avevo letta, strano, non l'avevo vista. Hai sempre imbrogliato gli altri. Gli altri non hanno fatto altro che fregarmi con i loro sorrisi falsi. Tutti loro si sono meritati il mio trattamento, tutti quanti. Cosa? Cosa diavolo mi sta succedendo? Non è da me. Non sono un criminale o una brutta persona. Che è entrato nella mia testa, Matt? Ah, ho trovato tutti i documenti di Matt. Matthew, sì, Matthew. Mi conviene qua buttare la benzina. Inventario, poi quei fiammiferi. Sembra quasi che dica bastardo. Qua posso andare, giusto? Andiamo nella zona altamente esplosiva. Toilet paper. Fluffy or kind of dirty? Qua mi sembra veramente strano che non ci sia niente, però. Mi pare veramente strano. Davvero strano. Possibile che non ci sia nulla qua? Toilet paper. Fluffy or kind of dirty. Ma è strano. Strano, strano, strano. Da sopra. C'è niente qua. It's not working. Prendo neanche i colpi perché non mi servono una ceppa. Boh. Se salgo su posso tornare poi giù, non mi ricordo, cavoli. Se vado poi rischio di non scendere più giù.
metal wasp hole. There's nothing. Rimarrà il dubbio. It's a paint can. Not very useful right now. Rusty metal. It's motor oil. But the drum appears to be empty. It looks like it's going to the room that's right up there. Proviamo. Forse posso ancora tornare indietro. Forse. Locked again. Okay, posso scendere. 203. Sì, sì, si può ancora scendere. Ah, qua c'erano altre chiavi, 301, 305. Niente, niente, niente. Nisba qua. Un'altra chiavetta. E siamo a tre. Sono anche un po' tante le chiavette qua. Di qua bisogna fare l'enigma. Non ustionarti. Locked again. Ah già, giusto, non posso prendere quel. È vero, io non posso prendere poi il. Che sono qua. I can't carry anything else. Ok, sì, sì. Abbiamo tutto, abbiamo tutto. Devo fare attenzione a. A non bruciarmi, a ustionarmi. Adesso arrivo un attimo, amico. Voilà. I hope it still works. Maschera antigas non mi serve più. Chiavette magari le tengo, la foto la deposito, poi che faccio qua? Prendo le altre chiavi. It's locked. 301 e 303. I don't think la 303 è giusta questa? Sì. Attenzione, attenzione, Matt. I hope I can get in the hotel from this floor. Non c'era nulla? No. Locked. Apri questa. È un po' un casino. Ah già, il coso del pianoforte questo. Posto abbastanza tranquillo. Forse c'era il mostro qua, no, un attimo. Non mi fido. No, ma c'era anche, se non erro, c'era anche lo spartito però dentro.
prestare attenzione. Una bottiglia che puzza. It won't open. Non si apre, non c'è una ceppa qua. La noce di cocco. Tieni, tanto prenditi il violino, amico mio. Fammi una bella serenata. No, non era falso allarme, non c'è nessun pericolo qua. Good. Solamente un po' di piscio. Cosa vuoi che sia, amico mio? Faccio lo spartito. Qua non c'è una ceppa. E la vasca non va. Giustamente non è contemplata la cosa. Spingi. Now it looks ready to play. Suonate per me. Forse questa chiave apre. Ha un suo senso. Io ci provo, vado giù. Però apriva anche quell'altra, no, non ne sono convinto, cavoli. Noi abbiamo anche là 301, 305. Questa. Non è tanto lungo Oxide, è piuttosto breve. Probabilmente sì, mi è piaciuto, mi sta piacendo, anche rigiocabile. Per vedere anche il resto, probabilmente comprerò anche gli altri. Cioè gli altri, comprerò anche l'altro. It's a large bed. È un letto grande. Cos'è? Una. Che ci fa qui? Si divertivano con gli ortaggi. Non si apre nulla. C'è niente. Colpi che non posso prendere. Non si apriva. Nisba, 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 nisba. Nisba. Colpi e niente. Qua l'apriamo assolutamente. Infatti. Merda. Devo rientrare. Sperare che non rompa troppo il cazzo. Potrei usare il trucco di prima. Lei non c'è più qua. I'm so close, I have to go on. It's a large bed. It's locked. I don't think it can be opened. Secondo voi dove va? Urla, urla. Dove verrà? Di qua, di là, dove va? Cambia, gira. Allora faccio così io, eh. Ah, c'erano le. Forse mi servono per rompere
se potevo. Adesso andiamo a vedere di sotto e controlliamo, magari punge. Looks like some kind of liquor. A metal canister. I don't know what's inside. Bene, è andata bene stavolta. Non si è piazzato il mostro davanti alla porta. Grazie al cielo. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Detto questo, allora. So close, I have to go on. Puoi rompere. Non fa un cazzo. Ok. Sì, rompono. Ok. Andare per forza di qua. Ho aperto qua. Signora. Cara la mia signora. Però se vado di qua. Poi anche qui la 306 dall'altra parte. Io non ci ho mai capito. Come si fa a raggiungere l'altra zona? Ma è possibile? Ci vorranno un po' di giorni. Devi cercare di rimetterti in sesto. Sennò poi giochi anche male. C'è niente, niente. Qua sotto? Niente. Non lo so, non so come. Beh, da qui a domenica. C'è ancora venerdì, sabato, due giorni. Il terzo giorno starei bene. Qua me lo ricordo sta parte, maledizione. Posso sparare quel mostro giù. No. Corri. Che bastardo, vieni fin qua. Cos'hai fatto? Cos'hai combinato? Ah, ok, ok. Sì, sì, posso scendere. Grazie, 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 grazie. Me lo porto fin giù, sto stronzo, sì. Questi che vedi sono i mostri del gioco. Sono in mutande. È un po' un trip mentale sto gioco. Meno male che te ne è tornato su, grazie. Qua non si può andare, no? Non scendere giù. Rimani lì. La signora è qua. Nel bagno c'era qualcosa? Le bende. Devo bendarmi. Andare qua. My head. Sì, sì, sono mostri strani, ma se tu vieni preso, cioè muori, lui c'è. Ci sono scene molto violente. In pratica il protagonista gli segano le gambe, poi si risveglia nudo. È un po' macabro in realtà. E i mostri sono fatti in modo strano apposta. Ah, viene addirittura a casa tua l'insegnante? Cioè il tutor. Damn it. Cazzo. Qua non mi puoi beccare, brutta merda.
Non posso neanche più tornare indietro adesso. Ah, ok. Quindi è per tutti? 40 euro? Per quanto tempo? Un paio d'ore? Certo che si fa pagare. Comunque mi sa che rimango bloccato qua. Cioè, il gioco lo finisco perché l'ho già finito. Però non sono riuscito ad aprire quella cavolo di porta. Del cazzo. Ah, quindi deve farsi il viaggetto. Non è subito lì. Deve spendere un po' di soldi in benzina. Liquore. Jar full of honey. Ancora arriva? 17, 18? Allora, qua mi serve l'accendino. Dov'era l'accendino? Se lo vedo. Eccolo qua. Devo fare una bella molotov. Unisci. Io faccio qua, è un casino, lo so già. Ah, c'è traffico. Quindi in ritardo, già un'ora fa. Quindi resterà un po' più del dovuto stavolta, visto che arriva più tardi. Unisci. E usa. Sì, sì, adesso, tanto adesso ho finito quello a commento, vedi, sono quasi all'uscita, un attimo. Devo finirlo 4 volte sto gioco perché ci sono 4 finali e in più in teoria dovrei aprire della roba che non ho aperto. Oh, una banana, bella. Ah, un documento che non avevo letto. Maledetto pagliaccio, vestito di arancione, controllo la tua vita. Ah, divorerò il tuo corpo. Assimilazione, prima o poi essere assimilato. Evil. Era l'ultimo di Evil questo? Non mi ha sbloccato l'obiettivo? No. Non era l'ultimo, mi sa. Ah, sono dall'altra parte, certo. What? Arriva il mostro. Shit! Quick time event qua. Prendi il coltello. Non lo c'ha un coltello e non lo prende. Guardalo che bello, guardalo, senza naso. Una vera bellezza. Shit. Sì, no, sicuramente no. E di nuovo l'ha detto. Adesso qua è un bel casino, in realtà. Fermo. Non si incazza. Ok. Sembra quasi che stiano squartando una. È anche permissivo il gioco, se dovessi sbagliare non fa niente, posso sbagliare 2 volte, però la terza è game over. In questo frangente, Lalalalalala. Fermati. Comunque infilarsi dentro un condotto non è proprio il massimo. Secondo me. Ok, siamo qua bloccati. Qua che roba c'è? Comunque sta chiave non ho capito cosa dovrebbe aprire, cazzo. Ma poi tutto il giro per ritrovarmi ancora qua. Niente. Ha ha.
Sì, anch'io un po' la polvere mi dà fastidio. Mi fa starnutire. Nel bagno non c'è niente, no. Non c'è niente, ma non c'è niente. Ah, è arrivato? Gli fai la ramanzina. C'era anche una mazza da baseball, lui non l'ha presa. Esci di qua, esci, esci. La fuga. Astuto come una volpe. Completa il ciclo di gioco senza usare proiettili. Sì, va bene, te la scrivo. Poi ti scrivo. Ciao, ciao. Buono studio con il tutor. Well, it looks like Eva fried your brain after all. I'd best get out of here before your stench fills the air. Oh, what is this? Seems like someone has taken a walk through my laboratory. What a permission. You stay right here. That's right. I morti non si muovono, ma tu ti muovi perché non sei morto. Goddamn fool. Where is that fucking crackpot? Se n'è andato. Oh, fuck. I have to get out of here. Ah, ok, c'è la parte nuova, ragazzuoli. Questa è la parte nuova dove non faccio cavolate con documenti, quelli di lui. Doc, sì. Anche se le mie ricerche dipendono per lo più dal mio eccezionale intelletto, sono lieto che lei mi abbia aiutato ad arrivare fin qui. Senza i suoi soldi, questo motel e soprattutto senza Eva, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ha sacrificato la sua stessa nipote, ma è comprensibile. Tutto per un bene superiore, Doc. Tutti i documenti sono qua. Eva è il principale processore di Oxide. C'è bisogno di un organismo vivente e compatibile. Ho passato anni a cercarlo finché non l'ho trovata. Lei non lo sa, ma rappresenta qualcosa di molto importante. Rappresenta l'evoluzione e, chissà, potrebbe diventare la salvezza o la distruzione di tutti e di tutto, Doc. Mentre studio il modo di operare di Oxide, posso osservare Eva, il processore principale del progetto. In un tentativo, credo, di svegliarsi o come una sorta di ricordo residuo. Ha creato un metaverso in cui si perde anche per ore. Allora, l'ho usato a mio vantaggio. Durante gli interrogatori ho lasciato che Eva li prendesse come ospiti in questo metaverso. Lì i loro pensieri e ricordi sono espressi come documenti scritti da loro. Posso estrarre le informazioni quando questi individui li recuperano. Doc. What is this place? Ok, c'è anche How do I altra get out of roba. here? Per 40 anni ho studiato e sperimentato miglioramenti sul mio corpo. Quindi lui si fa tutta sta roba. Questo, assieme alla biotecnologia, mi ha permesso di far nascere Oxide. Le prime modifiche effettuate al mio corpo erano volte semplicemente a prolungare la mia esistenza. Polmoni, reni, uretra. Ma eccetera, ma era solo l'inizio. Ora il 30% del mio corpo è stato modificato e non me ne pento. La biotecnologia è un ramo della scienza che si occupa di applicazioni tecnologiche e usa sistemi biologici e organismi viventi o derivati per creare e modificare processi per usi specifici. Gli organismi possono essere modificati geneticamente. In tal modo è possibile sbloccare il pieno potenziale di organismi complessi, come gli esseri umani. Con l'ausilio di tecnologie all'avanguardia le possibilità sono infinite. Le mie ultime scoperte mostrano ciò che è possibile e presto l'umanità assisterà a una rivoluzione che solo io posso comprendere. Doc. Va bene, qua c'è allora. Mi fa andare. E lei? Eva? Ma roba c'ho ancora roba. Non ho più niente qua. Quella chiave io non lo so, boh. Peccato, peccato. Peccato, peccato, peccato.
Non voglio scappare, voglio controllare bene qua tutto il posto. Cos'è questo posto? Come faccio ad uscire? Perché vuoi uscire? Puoi restare qua, è bello. Ma non possiamo aiutarla, no, eh? Aiutare Eva? Questa è la mia vasca. Quindi questa è la zona nuova che non potevamo vedere, non possiamo vedere se non... È di nuovo nudo lui. L'unico modo per vederla è non fare errori, fare tutto alla perfezione. Non dice nulla. C'è niente da fare, da dire qua. Che bel posto. Cadaveri. Un altro cadavere anche qua. Ci saranno anche altri documenti. Cosa c'è? Altro? Accovacciati. Fallo. Mamma mia, 3 ore per accovacciarsi. Adesso appare lui. Shit. No. Però la manina morta. I told you not to. Eccolo. Why doesn't anyone listen to me? I guarantee you wish you didn't leave the top. Questo è tipo Richard Trager di Outlast. Ah, aspetta un attimo. Ah, posso. Altri documenti. Ma quanta roba. Quanta roba. Non finisce qui. Se non otterrò delle risposte chiare interrogando il primo individuo, interrogerò gli altri due. Sarebbe molto più facile collegare la poliziotta con Oxide, ma Eva la rifiuta per qualche motivo che non capisco. Quindi collegherò Josh. Con la poliziotta userò delle tecniche più vecchie e meno efficaci, ma altrettanto brutali. La mia ricerca è la cosa più importante, poi vengono le risorse, pezzi per me da manipolare e studiare. Qualcuno crede di potermi controllare, ma è solo perché non vede il quadro complessivo. Al momento giusto, tutti quanti saranno assoggettati al mio volere, Doc. Dannate mocciose, non avrei dovuto lasciarle entrare qui, ma avevo bisogno di cavie e quelle ragazze erano talmente perse e confuse. Josh avrebbe dovuto fare un lavoro migliore nello studiare chi stava portando qui. Dovevano solo essere prostitute senza una famiglia, qualcuno a cui sarebbe importato se fossero sparite. Ok, quindi gente, diciamo, emarginata. Maledetto idiota, credo che mi divertirò a vederlo soffrire, Doc. Ma non è ancora finita, ci sono altri 3 documenti, tutti su Doc. Devo scoprire cosa cercava la poliziotta sotto copertura. Dannato Josh, se una sola prostituta. Devo scoprire se la ragazza stesse solo investigando su di loro o sospettasse qualcosa riguardo Oxide. Merda. Sto rischiando ogni cosa, Doc. Ma è un serpente questo qua. Alcuni dicono che sono pazzo, altri che sono un narcisista. Ma quando tutto questo uscirà alla luce, tutti mi vedranno per ciò che sono realmente, un dio. Sei completamente pazzo. Il mondo non sarà più lo stesso, io sarò l'unico in grado di controllarlo. Bene, bravo. Allora, da quando abbiamo scoperto che quell'idiota che Josh ha portato al motel era in realtà una poliziotta, ho passato tutto il tempo a interrogare questi due. Devo sapere cosa hanno scoperto e se possa essere una minaccia per Oxide. Cosa sanno di noi? Cosa sanno dell'organizzazione Doc? Ah, ho letto tutti quelli dell'esperimento, sappiamo ormai che... Beh, quelli di Doc erano... Ma io voglio
Qua posso vendicarmi, cos'è? Vendetta? Ci vendichiamo? Ah, con l'accetta, bravo. Staccagli una mano. Dopo tutto quello che ha fatto a noi, vai. Fuck! Fuck! Eh? Shit! E mi prendo la mano tua. Fuck! No, non posso. Ti ho fatto male, eh? Fool. La sei meritata questa. Rip you open. Se sei come no, senza mano. La tua mano rimane qua. Braccio, ma la mano hai perso, che cavolo. Fuck. E tu mi devi dei vestiti. Shit. Fuck. Goddamn ma fool. Quindi, maledetto idiota. Mi si è già detto, cosa devo fare qua? Ok. Si sale su. Ci teniamo la sua mano di riserva. Nel caso mi servisse una mano. Ehi, hey, Matt, ti serve una mano? Ce l'ho già, grazie. Va bene. Questa è stata una partita pulita, molto bella, molto pulita. Molto, molto pulita. Qua? La fuga, questa volta Matthew riesce a... Rinato. Matt ha lasciato Xide, Matt è scappato dal motel, esci vivo dal motel. E vai. Telefonata. What do you want to know? Stavolta vivo, però non ho aperto quella roba. Quella di Evil. And they haven't had what you could call a good day. I'm sorry, I apologize. It's just that fucking bit. No, no. I won't talk about her again like that. I know that my life and research depend on you. Mi dispiace solo di non aver aperto quella roba. Don't worry, ma'am. This won't be a problem. Devo vedere qualche video. I don't think he'll get out of the forest alive. Okay. I'll handle everything. I won't fail you. Ok, perfetto, bella, 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 molto bella, bella partita, me la sono cavata bene, tutto ok, divina, mi sono divertito, ci gustiamo di nuovo i titoli di coda assieme. È stata bella, 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 bella. Tra l'altro, come ho detto, devo uscire un secondo Oxide. Vediamo un po'. Oxide Room. Seguito. Non mi dice nulla. Seguito. 208 sarebbe. Good, good, good. Bella, bella, bella. 1:26 di gioco. E riparte tutto dall'inizio, naturalmente. Un ottimo lavoro, un ottimo lavoro. Però non sono riuscito a fare quell'altra cosa. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, finisce qua questa bellissima live. No, in realtà si finisce qua questa live. Molto carina, molto bella. Mi sono divertito. E devo fare per un'altra partita. Devo fare un altro finale. Abbiamo visto 1, 2, 3 finali, giusto? O 4 finali. Quanti sono i finali? Non lo so, dovrei dare un'occhiata. Poi ci darò un'occhiata. Va bene. Spero che questa live vi sia piaciuta. Questo video vi sia piaciuto.
una bella partita. Mi dispiace solo di non aver aperto l'ultima, cioè non aver aperto quella cassetta del cavolo, quella scatolina. Pazienza, non sarà per la prossima volta, la aprirò, perché io non demordo e ci riproverò. Va bene, ci vediamo nella prossima live. Ciao!